Signore e signori, vi chiediamo cortesemente di rimanere seduti durante lo svolgimento della partita. Grazie.
Un caloroso benvenuto agli appassionati di calcio e delle grandi emozioni che questo sport è in grado di far vivere. La partita di oggi è sicuramente un grande spot per il nostro gioco preferito e potrebbe già emettere un verdetto importante di questa stagione. Un solo punto separa questa squadra dall'obiettivo finale, la promozione e il fatidico salto di categoria. Anche se hanno a disposizione 2 risultati su 3, la concentrazione è comunque al massimo e la vittoria non può non essere il loro primo pensiero. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. E hanno un bisogno disperato di un risultato positivo oggi. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Rodri, De Bruyne, Arnold, Fernando. De Bruyne riceve il pallone, riceve la palla, errore qui, pallone sprecato, la butta via, non trova altre opzioni. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. De Bruyne sceglie di andare per vie verticali, prova a giocarla in avanti ma non si è capito con il compagno qui. Si ricomincia dal portiere. Il portiere la spedisce su. L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. Holland, Saka, prova a verticalizzare, palla filtrante per Lewandowski, Raul Albiol, Mbappé. Le due squadre si temono, Fabio, si vede dall'atteggiamento che hanno in campo. Nessuna delle due si vuole scoprire per offrire possibilità all'avversario. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Alaba. Saka. Fernando. Ci prova con un pallone profondo. Giocata nello spazio, in profondità. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Riceve in ottima posizione. L'azione era partita bene, non sono riuscito ad arrivare in area però. Sembra che si trovino davanti a un muro. Passare è difficilissimo. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Filtrante per Iniesta. Iniesta. La mette in avanti. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Saka, Saka, si spinge in avanti sulla destra. Saka, pallone interessante, in verticale. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il momento giusto per servire i compagni. Un passaggio un po' telefonato in questo caso. Provano a partire in velocità, vede lo scatto e cerca la profondità. Se ne va. Occhio al tiro! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Non è andata a finire come speravano, ma la fase di preparazione mi è piaciuta. Un ottimo contrattacco.
mette dentro! E non c'è più bisogno del cannocchiale per guardare la terra promessa. Ora è lì, a portata di mano. Aggressività e verticalizzazione. Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica. Gol! Ha segnato al 33esimo minuto numero 11. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. È qui che la partita diventa interessante. Agli avversari non resta altra scelta che prendersi qualche rischio in più. Prova a darla profonda, nello spazio. Mbappé ci prova con un pallone profondo. E palla che scivola via oltre la linea sarà rimessa dal fondo. Un'altra azione in copertura. Riceve il passaggio. De Bruyne. Mbappé. Sceglie di andare per vie verticali. Messi. L'appoggia sulla fascia. E sbaglia completamente il suggerimento. Alexander Arnold. Holland. Riceve un pallone interessante. Ottimo intervento. Difesa impeccabile qui. Non gli hanno lasciato lo spazio per concludere. Ci sarà un minuto di recupero. Saka. Saka. L'arbitro dice basta, manda tutti ad ascoltare i discorsi motivazionali del mister. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi e nessuno ha paura di tentare l'azione personale. 1-0 fino a questo momento, partita che rimane sostanzialmente equilibrata. L'arbitro fischia all'inizio della seconda frazione di gioco. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Errore qui, pallone sprecato. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Rimessa con le mani. De Bruyne. Arnold. Viene dal pallone. Vince il duello e la fa sua. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Blind.
una serie di passaggi puliti, efficaci. Ancora una volta la difesa non regala niente. Fernando, Saka, Arnold. E il tocco è verso il portiere. L'estremo difensore la caccia lunga. La mette sulla sinistra. C'è spazio da sfruttare in verticale. Blind. Traversone di Blind. Salta e colpisce di testa. È riuscito a impattare il pallone, ma non è andato a segno. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Numero 10. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Il tempo per il numero 19. E passa. Benzema. Il numero 20. La gioca in profondità. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Prova Benzema. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Di quest'oggi è di 71.000. A sinistra con il passaggio. Devono pensare a soluzioni più creative. Oggi questa difesa non perdona. Sulla destra, Saka. Intercetta il pallone, ben fatto. Pallone interessante, in verticale. E a tu per tu con le Holland! Molto buono il dribbling, tiro rivedibile. Quando si tratta di lanciarsi a rete, non si tira mai indietro. Grande azione questa, anche se non è riuscito a concludere come voleva. Sostituzione di giocatori. Numero 5. Numero 9. Iniesta. Lasciano il campo per il numero 66. Il numero 22. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Questo è un cambio rischioso, però credo che voglia provare ad anticipare le mosse dell'allenatore avversario. È libero di creare pericolo. Prova a giocarla in profondità. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Mbappé. Rodri. Un possesso di palla serafico, fatto di passaggi corti. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Non riesce a vincere il duello fisico. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Arnold. La partita è ancora in bilico, un solo gol divide le due squadre. E così siamo evidentemente sull'1-0. Mbappé. Blind riceve il pallone. Vede lo scatto e cerca la profondità. Mbappé. Supera il diretto avversario. Blind si allunga e trova la palla. Guarda, il loro atteggiamento spregiudicato è ammirevole, ma forse farebbero bene a difendere il vantaggio. Messi. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Messi. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Guarda, un giocatore come lui, così veloce e pericoloso, a volte può essere fermato solo con il fallo. Ma lo sa anche lui, Fabio, e se l'aspetta. Tenta. E il pallone sorvola la traversa. Con la difesa ben piazzata, lui ha cercato la magia da lontano. Ma magari un'azione ragionata avrebbe avuto un esito migliore. Prova a darla profonda nello spazio. Prova a tirare! E questa era veramente una grande occasione. Che delusione! Un altro gol avrebbe messo gli avversari in estrema difficoltà.
prova Benzema, Scholes, tocco preciso, pericolo in area, è riuscito a passare. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Qualche istante e sarà tutto finito. Arnold. Fernando. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Lancio lungo del portiere. Griezmann. Mertens. Stiamo per entrare nel tempo di recupero. Ecco il filtrante per Benzema. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. È il momento di alzare i calici al cielo e festeggiare la promozione. E con una grande vittoria, tra l'altro. Cosa pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca? Sono stati fantastici, Fabio, e hanno disputato una grande partita. Riuscire a giocare così bene in un incontro fondamentale non è cosa da tutti. E fanno bene a festeggiare, essere orgogliosi della loro impresa. Hello everybody, and a quick announcement now. We would like to ask you all to kindly stay seated during the match. Thank you for your cooperation.
tutti ai blocchi di partenza in una giornata inaugurale che ha sempre un sapore diverso dalle altre. La linea del traguardo è molto distante e il modo in cui arrivarci è ancora tutto da decidere, ma è nella partita di oggi che dovranno iniziare a gettare le fondamenta su cui si reggerà il proseguo della loro stagione. Partire con il piede giusto può dare quella scarica di energia e ottimismo di cui una squadra e i suoi tifosi hanno sempre bisogno. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Nel frattempo la gara è iniziata. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Baldino! Salvati dal palo! Si libera della palla ed evita complicazioni. Se ne va! Holland. Bella giocata! Non ha esitato a farsi sotto e ha avuto la meglio. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Ci prova con un pallone profondo. Riceve il passaggio. Holland! Il pallone spinge! Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Questa azione dimostra quanto possano essere efficaci i passaggi filtranti. Ma non basta, una volta lì bisogna fare gol. La gioca in profondità. Mbappé! Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Klaus. Prova a metterci il piede. Rodri. Pronto al tiro! Si iscrive al tabellino dei marcatori! Hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente un'ottima giocata. Il Blackburn parte decisamente con il piede sbagliato. Costruiscono la manovra con sicurezza. De Bruyne intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Tenta la conclusione! La difesa può tirare un sospiro di sollievo. Pallone interessante, in verticale. Di nuovo in possesso, ora possono riprovarci. De Bruyne. Intervento decisivo. Tadic. Una buona palla, spazio per cercare il varco. Il tocco infelice blocca il proseguire dell'azione. La squadra avversaria gradisce il regalo. Si dispera e ne ha tutti i motivi. Ha commesso un errore che non ti aspetti da un giocatore di questo livello. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Prova a giocarla in profondità. Holland. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di grande spessore. Casemiro. Kin. La gioca a sinistra. Lizarazu. Lizarazu ha coperto un bel po' di terreno per partecipare alla manovra d'attacco. Deve solo tirare. C'è un'opportunità. Tocco preciso. Ecco il tiro. Supera la linea. Gol. E raggiungono il pareggio. Si ricomincia da capo. Una bella conclusione, non c'è che dire. Ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Secondo me non è riuscito a vederla partire. Si riparte, di nuovo in parità. Quando si confrontano formazioni così valide, è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. Ecco il filtrante. E passa! Può vedere la porta da lì. La porta era accessibile, chance evidente. La difesa ha tenuto però. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Tadic. Arnold. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo.
Ottima scelta di tempo. Casemiro prova a darla profonda nello spazio. Inventa. Sensazionale Courtois! È stato splendido l'intervento del portiere. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Vede la porta da qui, occhio che tira. Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Beh, questa conclusione era forse un po' troppo ambiziosa anche per uno come lui. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Kin allunga il piede verso il pallone, subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Vede lo scatto e cerca la profondità. Palla al centro. Pericolo. Rodri. Sceglie di andare per vie verticali. La mette dentro. Salta e colpisce di testa. Bella azione. Peccato non siano riusciti a concretizzare. Ha preso bene il tempo e ha impattato la palla con la giusta forza. Avrebbe meritato di più. Valverde. There will be one minute added time. Guardiol. Mancano pochi secondi alla fine. Lungo passaggio in avanti. Christian Eriksen. Holland. Ha la possibilità di andare verso la porta. Holland! Ha messo alla prova il portiere. Ha fatto tutto alla perfezione. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio. Breve pausa, si riprenderà con il secondo tempo. Guarda Fabio, il primo tempo ha forse lasciato una sensazione di incompiutezza. Per numero di occasioni create da entrambe le squadre il risultato è un po' scarno, ma di sicuro è anche un bello spettacolo per chi ci sta seguendo. E quindi, alla fine del primo tempo, siamo sull'1-1. E parte il secondo tempo della gara. Mi sembra chiaro che abbiano deciso di affidarsi al possesso palla e al gioco di posizione, Fabio. Sì, Luca, guarda come gestiscono lo spazio per trovare sempre l'uomo libero dietro la linea di pressione avversaria. È vero, e alla fine giocano in maniera semplice, passaggio corto su una traccia pulita, anche dietro se necessario. Eppure risalire il campo così non è facile e servono i movimenti giusti di tutta la squadra. Mbappé. Intervento fondamentale. Errore qui, pallone. Ci prova. La palla va sul palo. L'ultimo tocco è stato dell'attaccante. Sì, sarà solo rimessa da fondo. E fa su il rinvio degli avversari. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Tadic. Valverde prova a darla profonda nello spazio. Traversione di Klaus. Errore che... Christian Eriksen. Intervento completamente sbagliato. Calcio di rigore, nessun dubbio. Hanno offerto la migliore delle opportunità di segnare ai propri avversari. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo.
Substitution on the field. E c'è la grande occasione dal dischetto per passare in vantaggio. Coming on the field is Gol, rimonta completata finalmente. Ha trattato il rigore come una formalità. Non si è fatto emozionare né distrarre. È rimasto freddo, determinato e ha ingannato il portiere. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Riceve la palla, prova il cross tagliato. Attenzione al tiro! Questo errore potrebbe essergli fatale. Prova il cross. Forse hanno deciso di cambiare strategia. Finora hanno sempre allargato il gioco sulle fasce, mentre qui hanno provato a sfruttare la corsia centrale. Capisce tutto e interviene con sicurezza. Holland la gioca sulla destra. Vediamo se può capitalizzare. Bella questa azione, devono continuare ad insistere. Ormai non hanno altra scelta, devono solo attaccare. Sono d'accordo con te. Tadic. Casemiro. Ci prova con un pallone profondo. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Saka. Klaus. Pallone interessante, in verticale. Palla dentro. Ottimo disimpegno, fondamentale. Lizarazu. Si allunga e trova la palla. E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. Substitution in progress. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Lizarazu vede lo scatto e cerca la profondità. E guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. E il portiere la fa sua. De Paul. Mbappé. Errore qui, pallone sprecato. Sensazionale Courtois. Questo è un errore che potrebbe davvero costare caro. Una parata determinante. Sapeva di doverla fare in questo momento e l'ha fatta. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Ancora nessuno per i rivali. La loro caparbietà è evidente. Purtroppo... Ecco il tiro! Sensazionale Courtois! Sono stati forse un po' superficiali in questo frangente. Per come si è messa la gara, devono capitalizzare al massimo le occasioni che gli arrivano. Riceve in ottima posizione. Questo è un passaggio quantomeno discutibile. Ha spazio sulla fascia. Tadic la mette. Incornata! Completamente fuori misura. Substitutions taking place.
L'allenatore decide di sfruttare l'ultimo cambio a sua disposizione. Non c'è da sorprendersi di questo cambio, ha dato il massimo ed è giusto che lasci spazio a un giocatore fresco. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Prova a darla profonda, nello spazio. Saka, pallone interessante, in verticale. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di grande spessore. Mbappé sceglie di andare per vie verticali. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Mertens non può sbagliare. Ecco un'occasione di contropiede. Raul Albiol ci prova con un pallone profondo. Palla verso il centro dell'area. Sicuro qui l'intervento del portiere. Sceglie di andare per vie verticali. La butta in mezzo. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. I loro avversari hanno dimostrato maggiore determinazione nei momenti più importanti. E loro invece hanno perso gli equilibri, la pazienza, davvero un gran peccato. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Hanno fornito una prova decisamente scarsa di fronte ai loro tifosi. Ho visto una squadra scomposta, poco determinata, nervosa, davvero una brutta prova. Siamo ai titoli di coda. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. È stato un grande piacere.